Torino con la sua grande passione per la scrittura, nonché per l'insegnamento, ma questa sera la sua, e anche per la fotografia, questa sera la sua testimonianza sarà circoscritta all'amore per la scrittura e soprattutto quanto nella scrittura il professore Luigi Torino ha trovato un'ulteriore dimensione di vita. È una passione che è nata proprio con queste manifestazioni che si stanno facendo qua a Palazzo Marciano. Insomma, è iniziato per il gioco, poi alla fine gli album messi su Facebook, non lo so, qualcuno di voi li ha visti, penso, no? E poi diventa quasi un obbligo venire qua e fare queste foto. Adesso ho dato la macchina ad Ornella Cocco, la quale si cimenta lei. Oh, vediamo, Gaetano mi disse, quando mi ha parlato di questo progetto, mi invitò a parlare della mia attività di scrittore. Scusate, scrivo qualche racconto, penso vi è capitato un po' a tutti di leggerne qualcuno sulle voci, e ce ne sta la seconda parte oggi, uscita di Niente di personale. E quindi la prima cosa che mi sono chiesto quando Gaetano mi ha detto parla della tua attività di scrittore è se in una manifestazione che si chiama La notte del lavoro narrato, se non ricordo male, La notte del lavoro narrato, se l'attività di scrittore è un'attività lavorativa, insomma, se diciamo era in tema con la manifestazione questa mia testimonianza. E quindi ho un poco riflettuto sulle cose e mi sono giunto alla conclusione che l'uomo è l'unico animale che non può vivere senza racconti. Alla fine, diciamo che già dalla notte dei tempi, forse, addirittura la stessa evoluzione della specie ha fatto sì che insieme con l'evoluzione e quindi con una maggiore capacità di intendere, venisse fuori anche la capacità di raccontare. E quindi questo fatto ha fatto sì che raccontare, messo in questi termini, non diventa più un momento di relax, un passatempo, ma diventa proprio qualcosa di organico, genetico con l'uomo e quindi diventa utile, la stessa utilità che ha un lavoro, il lavoro di chi costruisce un'automobile, costruisce un frigorifero, costruisce, che ne so, un mobile e così via, oppure lo stesso lavoro che svolge un professionista, cioè che il medico, l'ingegnere e così via. Peraltro io svolgo anche l'attività di commercialista e sono stato per più di 30 anni scrittore, come ricordava, cioè professore, come ricordava Luisa Trezza, e quindi ho fatto anche queste altre attività. Vediamo un poco, ho fatto una scaletta qua. Per esempio, tornando ancora sul fatto del raccontare, l'uomo fin da bambino si immedesima nei personaggi che sente raccontare, o che si crea lui, oppure che gli vengono raccontati, oppure che vede in un telefilm, vede in un film, incontra in un libro. Si forma proprio con il raccontare. Siamo quindi in presenza di un istinto fondativo, come già sapeva Shahrazad, la fanciulla protagonista delle Mille e una Notti, vi ricordate? La quale raccontava e interrompeva il racconto la mattina, di modo che il sultano che ammazzava tutti quelli che raccontavano l'intero racconto, per sentire la fine continuava il giorno successivo. Ecco, così voglio dire, diventa proprio una necessità il racconto. Sotto certi aspetti è il racconto anche la politica. Quando un politico sale sul palco è quasi come se stessimo assistendo a un talent show, cioè in realtà dove i giudici sono coloro i quali votano e spesse volte non votano secondo una logica stringente, ma votano secondo
la capacità dell'oratore di coinvolgerli nelle loro attività. Molte volte le scelte non sono manco perfettamente esatte, insomma. Sotto certi aspetti sono ancora racconti le religioni. Tutti quanti abbiamo sentito parlare di racconto biblico, cioè alla fine anche le religioni si mantengono sul racconto, su come è nata una religione. Sappiamo ancora che i nostri racconti sono fittizi, eppure ne abbiamo bisogno in assoluto. I racconti sono una forza coesiva nella partita che si gioca contro il caos e contro la morte, sono quelli che ci mantengono in vita. Inoltre i racconti creano un coinvolgimento emotivo. Questo fa sì che anche se si scrivono libri di racconti e libri di saggi, però quando il saggista è un bravo saggista, che cosa fa? Inserisce nel libro di saggio, quindi di medicina, di fisica e così via, inserisce qualche racconto, perché sa che in questo modo riesce a coinvolgere ancora di più il lettore. Ora, io avevo preparato anche, non vorrei sottrarre molto tempo, parlavo poiché il tema era la notte del lavoro narrato, allora potrei dire anche qualche cosa su come mi comporto io, come scrivere qualche racconto e come mi comporto io quando scrivo qualche racconto. Penso che resto in stima, che dici Luisa? Sì. E allora, poi parlerò soprattutto del racconto breve, perché da un po' di tempo che mi sto dedicando soprattutto al racconto breve. Ho scritto 3 romanzi, però da un po' di tempo a questa parte, anche per un fatto di tempo mio e del lettore, perché anche il lettore ha poco tempo per leggere, quindi i racconti brevi si leggono di più, insomma. E quindi come scrivere un racconto breve? Vi dico subito che se dobbiamo usare una metafora pugilistica, il racconto breve si differenzia molto dal romanzo, perché mentre il romanzo, diciamo il romanzo nella lotta che ingaggia lo scrittore con il lettore, il romanzo può vincere ai punti, il racconto breve in questa lotta tra scrittore e lettore deve necessariamente vincere per KO. Che significa questo? Significa che chi scrive un racconto breve deve subito entrare in medias res, non può buttare un po' il campellaia, non può fare eccessive considerazioni, non deve perdere mai il filo della vicenda, non deve cercare di usare una aggettivazione molto pronunciata. Meglio una parola in meno, un aggettivo in meno, che un aggettivo in più quando uno scrive il racconto breve. Inoltre, per esempio, ancora, il racconto breve non viene molto considerato, cioè non è preso in considerazione eccessiva in Italia, mentre lo è molto di più nei paesi anglosassoni, Stati Uniti e Inghilterra soprattutto, ma anche il Canada. Se non sbaglio, l'ultima premio Nobel, Alice Munro, è stata premiata col premio Nobel proprio per i suoi racconti. Quindi voglio dire, da noi invece il racconto breve, non so, si preferisce il romanzo al racconto breve. E il racconto breve peraltro ha anche un altro pregio, un'altra peculiarità, lo dico ai lettori, qua ce ne stanno tanti perché vedo dei volti che anche quando facciamo le nostre manifestazioni con le presentazioni di altri libri siete presenti. Il racconto breve, secondo qualcuno, è il miglior strumento per raccontare la realtà. Perché? Perché diceva Gaetano, in una prefazione al mio libro, che riportando un pensiero di un altro autore, diceva: ogni romanzo ammazza 100 racconti. E voglio dire, nel romanzo si cerca di amalgamare, rendere coerente la realtà che coerente non è, insomma, e quindi si cerca di manomettere in parte anche la realtà. Invece nel racconto breve, poiché la vicenda è generalmente unica, uno riferisce una cosa e la riferisce così com'è, senza aggiungere niente di suo.
Quindi da questo punto di vista il racconto breve è più indicato per narrare la realtà così com'è. Si dice ancora che i narratori scrivono quasi sempre delle loro esperienze. Indubbiamente questo in parte è vero. Io per la verità quando scrivo non penso di scrivere, di mettere me stesso, però poi rileggendo il racconto alla fine mi rendo conto che qualcosa di mio dentro ci sta, insomma. Che cosa dire? Dare un consiglio a un giovane scrittore? Penso che qua ce ne sarà sicuramente qualcuno in sala. Io ho iniziato a scrivere a 40 anni, quindi diciamo dopo aver svolto attività di docente e di commercialista, poi a un certo punto per necessità, non sto qua a chiarire qual era la necessità, mi sono messo a scrivere, quindi avevo 40 anni. 40 anni io conoscevo bene il rapporto che c'è tra letteratura e vita. Quando un giovane scrittore, un giovane si mette a scrivere, generalmente questo rapporto non lo conosce bene, quindi finisce per riportare piuttosto nei suoi scritti quello che ha studiato nella scuola, quindi generalmente finisce per essere un poco intellettualista il suo scritto. Io consiglio quindi anche ai giovani di scrivere quello che cioè scrivere di qualcosa che è successo a loro, proprio di una loro esperienza personale. Vedo che Luisa si alza, mi fermo qua, va bene, vi ringrazio per l'ascolto, insomma. Interrompere, anzi io ne approfitto per tenerla un altro minuto qui accanto a me, anche per cercare di capire qual è l'emozione che lo scrittore trae nell'attimo in cui rilegge il lavoro compiuto. Penso che sia quello forse l'apice, oppure mi sbaglio? Non sono una scrittrice, quindi mi piace rivolgerle questa domanda. Non sei una scrittrice, però impronti cioè parli all'impronta molto bene, insomma, io ti conosco da tanto tempo, insomma, hai presentato da diversi anni, non diciamo quanti, tutte le manifestazioni anche di Carmine Manzi, come giornalista. Ecco, questo mi dà l'occasione di ricordare un'altra cosa. Per la verità, quando si rilegge, e non si rilegge una volta sola, molte volte qualcuno mi dice, per esempio col poeta di Pizzaguto, non so se qualcuno di voi l'ha letto, è un raccontino, c'era una volta un poeta, quindi così bello scritto piano, insomma, no? Dicevo, ma come ti viene facile? Beh, vi devo dire la verità, non è così, insomma, in realtà quando poi si rilegge, si toglie. Ecco, nel racconto bisogna metterci le cose, però bisogna anche avere il coraggio di togliere. Vi dico, quando si rilegge, dice, ma questo mi sembra che sono andato un poco di lato, è preferibile toglierlo. E quando poi alla fine questo lavoro, dopo averlo riletto, che ne so, 6, 7, 10 volte, l'ultimo scrittore che abbiamo avuto qua parlava di 40 volte il suo romanzo di rilettura, insomma, dopo averlo riletto e vederlo completo, beh, effettivamente una soddisfazione c'è. Ma questo lavoro di continua rilettura, secondo lei, nasce da un'insicurezza di fondo che probabilmente lo scrittore ha, oppure da un eccesso di zelo, da un desiderio di perfezione che probabilmente non potrà aversi mai? Indubbiamente più la seconda per me, dico qui almeno come fatto personale, perché poi alla fine un po' di stile ci vuole, cioè nel senso che tutti possiamo scrivere, però alla fine bisogna cercare di affinare, insomma, ecco. E quindi, per esempio, io parlo di me, il fine ultimo è sempre la semplicità e la sincerità quando scrivo. Questo qua me lo pongo, lo dicevo poco fa, parlando con Ornella, preparando questi appunti, alla fine anche io ho capito qualcosa in più di quanto ne sapevo prima, dovendo preparare diciamo questa scaletta per parlare qui stasera, alla fine mi arricchisco io stesso, insomma. Grazie, ringraziamo il professore Luigi Torino, al quale abbiamo tentato di